Ok, bentornati e bentrovati su Control. Francamente sono in preda al terrore in questo momento. Beh, vi spiegherò un attimo una cosa. Oggi è una giornata un po' così perché oggi uno dei miei genitori si vaccina, l'altro si vaccinerà. Sono veramente terrorizzato dal fatto dei possibili effetti collaterali di quel vaccino. E però bisogna farselo. Però. Io ho paura, ma vabbè. Loro no, perché ovviamente, figurate. Però sapete com'è il fatto che c'è sta la possibilità a non sapere che non c'è sta la possibilità, quello è il problema. Però speriamo se bisogna vaccinarsi, però non lo so, ragazzi, guarda. E se ve lo chiedono, io non ho detto niente, perché guarda, sono veramente terrorizzato da sta cosa. Però vabbè. Dunque, bando alle ciance, bando a ste paure insensate mie, insensate, vabbè, però si è fatto così purtroppo. Allora, questo è il sistema di potenziamento. Il sistema di potenziamento funziona con i punti abilità. I punti abilità si ottengono facendo missioni e altre cose varie. Si possono fare più volte i respec, quindi potete fare come volete, quando volete un reboot. E per ogni punto, ogni tot punti abilità attivate potete ottenere una determinata cosa. A 3 ottenete un nuovo slot dell'arma, a 15 un nuovo slot del modo personale e a 3 un altro di quelli. Più o meno i potenziamenti sono in base, sono 3 fissi, che sono salute, energia e danno a mischia, e gli altri sono tutti legati ai poteri. I poteri, ognuno di esso ha uno fisso di potenziamento che è praticamente semplicemente il danno dell'abilità, la danno o l'efficacia dell'abilità, e l'altro è diciamo, la gimmick aggiuntiva per l'abilità. Per esempio, lancio può cominciare, può prendere e lanciare le granate e i razzi dei nemici contro di essi. Posso prendere un nemico ignaro e lanciarlo contro, posso alzare nemici più pesanti e cose così. Poi ci sono gli altri poteri che al momento non abbiamo visto. Io di solito ho sempre potenziato lancio perché probabilmente non ho idea di dove sia la mia. Ecco, lancio perché probabilmente è la mossa che fa più danni. È il potere che fa più danni. Io lo potenzio sempre. L'unico che non ho mai potenziato più di tanto è palesemente mischia perché non mi serve. Quindi penso potenzierò di solito tre cose: energia, mischia e salute. Energia, mischia, energia, salute e lancio. Poi, come vedete, i punti abilità che servono più man mano che andate avanti con i livelli sono parecchi. E poi c'è la modalità creazione astrale. La creazione astrale è il crafting del gioco. E se, è per questo che servono i frammenti, diciamo. Posso creare, per esempio, la seconda arma, diciamo, la seconda modalità. Frantumazione. La frantumazione offre un potente, scusate che non vedo, un elevato potere d'arresto con un colpo diffuso in grado di devastare un gruppo di nemici a distanza ravvicinata. Infatti, come ho detto, è uno shotgun. E vi chiedono anche i materiali. I materiali più o meno, allora, ci sono quelli fissi, che sono lettura indefinita, che dovrebbero essere quelli che più o meno danno sempre. Memoria della casa, che sono quelli però della zona, perché ci sono livelli. Quando voi ottenete diciamo, le forme dell'arma si sbloccano quando voi ottenete quel materiale. Quindi ogni volta che voi entrate in una zona, se riuscite a farvi droppare il materiale dal nemico, voi potete ottenere una nuova forma. Per questo a volte è semplice la cosa. Mod invece semplicemente vi fa consumare dei materiali per craftare in una moda randomica. Potete anche qua, quasi dice, il livello di creazione è praticamente che il senso in che tipo di mod potete ottenere e niente di più. C'ho sempre punto abilità e quindi mi romperà le scatole che c'ho un punto abilità. Non potenzierò mio, non penso di potenziare i mischi, anzi guarda, l'ho fatto giusto per farlo. E contro le su misure, l'ultima cosa, le contro le misure del consiglio sono in realtà delle missioni secondarie che vi danno, come vedete, delle cose, delle ricompense casuali. Per
Però la maggior parte di esse sono stupide perché alcune vogliono un determinato tipo di arma, altre vogliono che ti fate in una zona specifica. Per modalità perforazione, modalità frantumazione, l'unica che possiamo fare è quella in frantumazione perché carica, perforazione e raffica non ce l'abbiamo. E rapidità non ce l'abbiamo, quindi ciccia praticamente. Ok, possiamo cambiare, possiamo anche mettere quella mod che abbiamo. Due mod abbiamo per frantumazione. Ah no, abbiamo solo una mod. Danni contro. Rinculo. Primo danni. Allora, dobbiamo andare nel settore di manutenzione. In realtà potremmo parlare in continuazione con Emily. Ma non me ne frega niente perché tanto. Time to work, meet me in the maintenance. Arriviamoti. Ati è un altro personaggio molto particolare che ci praticamente ci Like I said darà. before, the janitor is a friendly face. Probabilmente però non ci sono ancora arrivato. Anche se sono arrivato vicino alla fine. Qua non ci possiamo andare perché abbiamo bisogno del coso 2. Qua è rosso ed è male, molto male. Ci sono molti di questi cartelli che vi aiutano in realtà. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Che vi ho dei nemici. Eccoli. Questi nemici base se li prende in pieno li sciotta. Come vedete. Oltre che spacca le barriere di credibilità, un attimo, oh cazzo. Ok, sono salvato al pelo. Io spero vi stia piacendo questo gioco perché a me piace parecchio. Ok, no, mi devi dare la mappa. Ah, giusto, non ce l'ho la mappa. No, ce l'avevo la mappa, come cazzo era? Oh, eccola qua. Sì, non si capisce niente, ma non ci possiamo fare niente. È perché è tutto chiuso. Noi siamo arrivati da qua, dobbiamo andare di qua. Genius of Office. Sarà inquietante. Parecchio. Place for congratulations. Yippee, Satana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Forse è proprio quello il punto. Only Ati here seems to see that. Ma forse non hai capito. Yeah, how? Secondo me, Ati, Ati. look. We need to get the lockdown lifted, Secondo me Ati in otherwise I'm realtà è gonna il get to vero the other sectors. direttore. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. L'adoro. But È inquietante, ma first, l'adoro. very small. Something to. I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you're made very well. Magnus on perkele suoraan, että this house has a vermin problem. They've already messed up the coolant and the pensioner inside. The situation needs to be fixed. Trying to fix the coolant pumps and... But no, you'll catch the end of the works. Vacation rate. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seats gonna rattle. Don't you take... You bet. So io che sto saltando i dialoghi, eh. That's great. Thank you, Ati.
Pensionato. C'è molta, molta. Allora, quello. Trovo un modo per riparare la centrale CSN. Quindi dovete per forza fare la missione di Ati. No, non è questa. Ah no, non c'è, ok. Quello dei rifiuti e bruciare. Ok, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Ma sto direttore sbaglio, c'ha troppo. Tieni le luci accese, va bene. Sto direttore c'ha un po' troppe responsabilità. Va bene. Giro di giostra. No, la devo fare. E sono partiti. L'ansia mi divora come un tarlo dentro il legno. Allora, perché devo fare il giro di giostra? Perché mi serve assolutamente. Allora, giro di giostra è una missione per un potere. Apprende un altro oggetto del potere, chiama un cavallo di giostra, da giostra, nella sala relax. È che non mi ricordo dove sta. Anche la mappa non è molto d'aiuto, perché non ci capisci molto questa mappa. Allora, il cavallo del giostra mi darà la possibilità di schivare, praticamente. No, questa è la centrale. Purtroppo non ci posso fare niente con le luci, a meno che non aumento la luminosità a palla. Mi sa che devo tornare su. Sì. No! Mamma mia. E adesso? Ah. Guarda, 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 guarda. Lì the kill. Oh no, l'ho buggata. Oh no, l'ho buggata. Wait, what? Ah. Ok. Sala relax. Oh. Ma sai che non la posso piamo. Sala relax. Eccolo. No, ragazzi, ho bisogno di questo potere. Mi serve il combattimento. Questo è uno dei poteri che non sono, sono opzionali, ma secondo me sono, dovrebbe, non dovrebbe esserlo. Dove sei, cavallino magico? Porco mondo, che paura. Se non sbaglio, aspetta, fammi leggere. Se non sbaglio, il cavallo dovrebbe essere quello che praticamente no, corrispondenza. Praticamente c'ha la capacità di farti rincoglionire. Di rincoglionirti se non lo controlli. Però se lo controlli, ti dà il suo potere, ovviamente. È un oggetto del potere. Cazzo! Ah, ok.
Perché infatti vedi, mi sta rinco ti rincoglionisce il senso del... Esatto. Yep. Ho bisogno del suo potere. Carezza a Pony. Potete anche fare più volte di tiro, come vedete. E in aria. Solo che, come vedete, consuma stamina. No, dall'inizio. Ma porca... Dai però! Ma dai! Porco Giuda! Ok. Cioè, bisogna abituarci, sì. Ah sì, quelli dorati sono immuni agli attacchi, Jesse, lo so. Ah sì, per l'amor di Dio, evitate le granate. Amici per la vita. My little pony. Let's see the Hess keep up with me now. Collaborazione che? Che vuol dire? Non ce l'avevo prima sto trofeo. Ah, la mia luce, la mia occhi, i miei occhi, i miei cazzo di occhi. Comunque sì, le missioni ti danno i punti di... Oh, il cavallino rampante. Era questo che volevo. Sono abituato ad averci una schivata su quadrato, non mi chiedo c'è. Però non vede niente, no? Allora, torniamo indietro. C'era una cosa che stavo dicendo, mi sono perso. Coffee break. Atto, se è rosso vuol dire che c'è una zona, c'è qualcosa che non va nella zona. Ho dimenticato la cosa della... Ah, sì! Allora, la missione è quella della fornace. Ora, io mo non la faccio per cazzi... La faccio per cazzi miei, magari. Però, allora, da c'è un documento da leggere, praticamente. Ve la spoilerò un po'. C'è un documento da leggere che praticamente vi dice... Che questa fornace è come se qualcuno, la gente che li lavorava, come se fosse viva. E praticamente hanno cominciato. Questa donna, non mi ricordo se era una donna, mi pare una donna, avesse cominciato a avvelenarla. E mi ha ricordato tantissimo una cosa di SCP. Ovvero SCP, non mi ricordo che numero era, la Machine for Pigs, cioè la fornace a forma di maiale che praticamente faceva impazzire tutte le persone accanto a questa fornace e le trasformava in una specie di culto e faceva fare i sacrifici in suo nome. E ogni volta che veniva stoppata sta cosa, ogni volta che veniva fermata dalle autorità questo culto, le autorità stesse che l'hanno fermato diventavano i prossimi cultisti, e continuava ad andare avanti questa storia all'infinito. E mi ha ricordato tantissimo questa cosa. Comunque, CSN, centrale CSN. Hello. Hey, are you new? Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Wait a moment here. Prima faccio questo. E possiamo... Ah, giusto, abbiamo già la nuova forma. Aha. Scusate, ho sentito la porta, ho detto mo che è successo, e invece era mia sorella che se ne andava. Abbiamo già la possibilità di creare rapidità, che è la raffica, la metraglietta. Potresti definirla fucile d'assalto, però non farà mai gli stessi danni di quella. Presa invece è il potenziamento normale, cioè la pistola normale. Come vedete c'è già il potenziamento, perché abbiamo una tendenza nascosta.
Abbiamo 3 punti di abilità, li schiaffo subito da qualche parte. E penso di potenziare sempre lancio perché voglio questa abilità. Voglio l'abilità di poter raccogliere. Non sapete quanto è utile questa abilità. Veramente tanto. Allora, parliamo con Capitan Vattela a pesca qua. Hey! Chief Arish, FPC Security. Shouldn't you be in a safe room? Perché non l'ho già visto? We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FPC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. Hi. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. Io non so perché, ma Whatever's io mi sembra di conoscere un attore che abbia sta happening, faccia, ma non sono we're sicuro. the NSC keeps overheating and my crews keep getting shot before the image. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling. Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it'd be it. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how it. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20. I'll have my guys. I'll take care of you, staying. That's what we're calling it. That's catchy. Listen, the radios aren't working, so please, I'm sure. I'll keep. Be sure. Try to stay alive. No, praticamente questo è un sottoposto di Salvador. Sono che secondo me palesemente sta diventerà. Eccoli, arrivano. Ci saranno 2-3 attacchi contro. No? Ok. Allora, dobbiamo andare alle coolant pumps e ai convertitori di energia. Possiamo fare l'ordine che ci pare. Io vado prima ai cosi perché dovrebbe essere più lungo la cosa. Vedete comps. Già, vi presento un nuovo tipo di nemico. I maledetti suicidi. Per l'amor di Dio, non fateli avvicinare. Che, certo. Col cazzo e fai avvicinare una cosa che ti fa esplodere. Modalità allarma. Questo perché premo quadrato convinto che stia ricaricando. Invece quadrato mi cambia l'arma, non mi ricarica. Possiamo mettere un'altra cosa, velocità recupero energia, costo energia lancio. Tra l'altro, questi vi consiglio di buttare quelli che trovate, perché diciamo che potrete trovare lo stesso più volte lo stesso effetto, però tipo di livello su di no, livello superiore, ma di potenza superiore, diciamo. E io dicevo Ripiste sono usate per raccolte elementi, ripiste sono usate per raccolte elementi che sono uguali, oppure potrei trovarne qualcuno che c'ha di più. Purtroppo non potete. Potete ottenere delle belle modifiche, ci sono delle belle modifiche decenti, belle potenti. Però. Oh. Ah sì, qua iniziano i puzzle. Da dove ci stia parlando non ne ho idea, ma non mi interessa. Posso avere un inset. Grazie. Molto gentile. Già detto che questa abilità è potentissima. Ma questi sono perché sono più potenti, eh. Merda. Da dove cazzo? Psionico, come si chiamano?
Ok. Ridendo scherzando, quei tizi che hanno gli stessi posti di potere, cioè quelli dei lancio, sono probabilmente i personaggi più pericolosi. Eccola la stanza della fornace. Grazie. Non ci dovrebbe essere la musica copyright in teoria, perché ho messo un'opzione silenzio la musica sotto copyright. Cioè, è un peccato perché c'è una canzone molto bella. C'è una canzone bellissima. Sì, ma non lo facciamo adesso, lo facciamo un'altra volta. Ci vorrebbe troppo tempo. Dovrei cercare tutti i barili, no? Facciamo la missione principale. Voglio almeno finire manutenzione per fare la dare la possibilità di farvi vedere un po' tutto. Non vedo un cazzo. Perché mi piace finire la missione, il gioco, la cosa principale, e far finire la puntata col nero del video. Non so io che metto il nero, eh. È come se fosse. È come se fosse un. Come si chiama? Un telefilm, ecco, sì. Questo ho detto, dovrebbero farci un telefilm su questo gioco. Buono, dammi impulso rituale che mi serve. Mi scuso se la. Ovviamente, come ti ho detto. E leva di dare balle. Scuro se la luminosità non è granché. Potrei anche aumentarla, ma non. Secondo me rovina il gioco. È uno di quei videogiochi che io ci vedo, per carità di Dio. Oh god. Come vedete, queste sono le pompe. Ci mancano i generatori, che possiamo trovare praticamente un po' dappertutto. Solo che ogni volta che attivate un generatore succede questo. La cazzata. No, volevo caricarlo. Volevo caricarlo e farlo esplodere con la con frattumazione, ma l'ho mancato. Anzi no, mi sono avvicinato troppo. Non lo so, senza vita praticamente. Vabbè. La morte praticamente. Allora, infatti probabilmente succederà prima o poi, però comunque la morte funziona come nei Souls like, resuscita al punto di controllo e perdi. Non so quant'è, una quindicina. No, mi sa un 10% di quello che c'hai, di risorse. Oh no, che schifo, c'è il mondo. My old enemy the Glock is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He is trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fist. La cosa peggiore è che non sta scherzando. Dicevo della mia morte. Oh, non dovrebbe esserci così a copyright, quindi. Se mi chiedono il copyright sono cazzi loro, cioè scusatemi. Dici? Si vede a cucire mia sorella. No, non è vero. Che schifo. Era l'ultimo? Mi sa di sì.
Muove, sì, va bene, d'accordo. Ho capito. Serve un generatore, eccolo là. Oh, però arriveranno altri nemici. No? La testa dovrebbe essere sopra. O è questa? No, la testa è sopra. L'unica stupidata è che la devi riparare semplicemente riattaccandoci i generatori. Ma i generatori l'hanno lasciati accanto. Cioè, sono stupidi. Cioè, a meno che ne so, dammi un generatore rotto. Ne parliamo quando sopravviviamo a sto casino. Ok. Se stanno in suicida. Ma nemmeno come li ha chiamati? Psicobombe. Ma questo è uno di quei giochi, la pistola la usi praticamente sempre. Porca miseria. Fatto? Non era l'ultimo. Quello era l'ultimo. Ora posso chiamare l'ascensore tecnicamente. No, aspetta. Perché no? Ah no, eccolo qua. Oh god. Oh, mi ero dimenticato di te. Cazzo. Com'era R1? Te faccio un cazzo? Ah, datemi qualcosa di esplosivo, maledizione. Però c'è una minica. Eccolo, ecco, questo dovrebbe esplodere. Ok, quello era qualcosa che preferivo non fare evitare. Quello era un soldato pesante. Sì, esistono anche soldati pesanti dentro sta cazzo di struttura. C'hanno le minigun quelli, c'hanno una marea di corazza e di vita. Quindi la scelta migliore è lanciare e fargli fuori la corazza con lanci piccoli o leggeri e poi farli saltare in aria con una qualcosa di esplosivo. Dovrebbero lanciare missili o granate, se non sbaglio. Ok, solo che qua questi stanno sotto attacco. Qua c'è qualcuno perché ha preso in mano la pistola. Ah, che gioia vederti qui anche. Cazzo, l'ho beccato. Ma continua al volo, cioè manco a dire che ho mirato. Oh oh. Merda. Sparite. Quello è porca troia. Che cazzo è successo? Ah, mi sono fatto saltare in aria come un imbecille praticamente. Buono, datemi altri impulsi rituali. Mi servono una marea. Elevator. Non c'è energia. E' questo. Devo andare a convertire energia. Infatti scusami, non c'è energia. Che cazzo sto attivando sta roba? Ora, con il tuo energia, se non sbaglio, dovrebbero essere un semplice puzzle. Ma non mi ricordo. Come l'ho detto? Perché non mi sto zitto? Sei Ati, lo so.
un po' impegnato, eh. Purifica questo. Allora. Ah. Purtroppo qua non ci possiamo andare. Ci vorrei, potrei, ma muori istantaneamente. Questo non so se è un DLC in realtà. Ho sempre pensato fosse un DLC, ma non lo è in realtà. È una cosa aggiuntiva, perché sto posto non è che c'ha solo un problema, no, di più. C'ha tipo 5 dei problemi. Ed è praticamente quella. Mi ricordano un po' i nemici di... Che cazzo di gioco era? La cassaforte. La cassaforte. Allora, questa non so se la faccio. La cassaforte è un altro oggetto di potere. E praticamente vi dà la possibilità. Questa non la faccio perché non mi serve. L'ho provata. Non è. Non, alla lunga non vi serve se non la potenziate al massimo. Allora, questo è un oggetto di potere. Magari non la fa, se non la faccio, la faccio con cazzi miei. Che vi dà la capacità di creare degli scudi. Praticamente staccate qualsiasi cosa, caricate, cioè, unite detriti nell'aria, cose così, e create uno scudo di pietra, quello che è. E praticamente vi fa degli attacchi. C'è anche un potenziamento che vi permette di lanciare lo scudo che avete. Lo pensavo fosse una cosa incredibile, ma quando l'ho fatto poi non ha fatto un cazzo. E l'oggetto a cui è legata questa cassaforte è l'oggetto a cui è legato questo potere, è una cassaforte. Una dei quelli che c'ha, uno di quei pochi che c'ha senso come cosa, perché se ci vai a pensare c'ha senso che una cassaforte ti dia il potere di la difesa. Ok. Inizia la cantilena. Here comes the sun. Ma deve dare fastidio sta cosa agli occhi. Eccoci qua. No, questo è il centro di addestramento. Questo non è il centro di addestramento. Ah no, il centro di addestramento è dall'altra parte. Mo so cazzi. Mo so proprio cazzi. Mo mi tirano addosso tutti i soldati. E lo devo purificare per forza poi. Che come vedete è tutto traslato, tutto modificato il centro, quindi se non lo faccio non lo posso attivare. Ok. Forces contained. A lockdown. Only be lifted by a directorial override. This is what we came here to do. Tutta la pistola fa. C'ha senso. Solo il direttore la può avere. Ora non so se tagliare il video lì. Oppure. You two should get to know each other. You mean like in person?
Jesse, you made it. No. You lifted the internal lockdown. Già. Let's talk, Emily. Let's talk, Emily. Da quant'è che lavori qui, Emily? Da devi licenziare, te immagini. Screw it. No, just lo fare! No! I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. Per il momento. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Mama! He covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Quindi can non you tell cazzo. Me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. Che bel nome, Polaris. As in a guiding star. Yes! Did Polaris know about the hiss? If she got you in here, in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Ma non ho fatti. Your readings are incredible, Jesse. Questa è l'unica cosa che non capisco. Dice, facciamo il test, ma non mi ha dato un cazzo da fare, né una missione, né niente. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Forza. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the HIS first attacked. So... Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. Yeah, to go after her. Non ci andare, ti prego. The sector elevator will take you there. Fidatevi, quella è la zona peggiore del gioco, è lunghissima. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling.